Ecco a voi il nostro completo range delle Magic Net. Le Magic Net sono state studiate principalmente per poter aerare il più possibile gli inneschi durante le calde gare estive, garantendo così un'esca sempre fresca ed attiva. Inoltre le possiamo utilizzare comodamente per lavare le nostre esche, immergendole direttamente in acqua. Passiamo nello specifico di ogni rete. Le Micronet hanno una rete con dei fori di 0,25 mm che garantiscono alle esche più piccole di non fuoriuscire dagli stessi fori. Invece, tutte le altre reti hanno dei fori di 1,20 mm, offrendo così due principali vantaggi. Il primo è che grazie alla loro ruvidità le esche si ripuliscono dalle impurità di conservazione, garantendone così un migliore incollaggio e una rosata più unita se lanciate con la fionda. Il secondo vantaggio è che, sia durante la pioggia che nelle ore notturne, quando l'umidità dell'aria è sostenuta, le esche non riescono a risalire le pareti e così non riescono a fuoriuscirne. Questi comodi astucci portafinali sono distribuiti in tre misure. Il più piccolo, lungo 27,5 cm, che porta i finali da 15, 20, 25 cm. Il medio è lungo 42,5 cm, per i finali da 20, 25, 30, 35 e 40 cm. Il più grande è lungo 52,5 cm, per i finali da 30, 35, 40, 45 e 50 cm. Ormai sappiamo che l'elastico vuoto, rispetto all'elastico tradizionale, eccelle in queste tre peculiarità: maggiore durata nel tempo, superiore allungamento e soprattutto una ritrazione più veloce all'interno della sezione. Tutto questo conferisce all'elastico vuoto un enorme utilizzo in tutte le competizioni. Il range del nostro Hollow Elastic va dall'1,20 al 3,8, ognuno contraddistinto da un colore diverso. Inoltre è possibile acquistarlo in due diverse confezioni, una da 3 metri e l'altra da 5 metri.